Buonasera, buonasera CPS, ebbene sì, se il gioco mi appare pure in schermo, ok, è giunta l'ora di tornare dalle parti di Yakuza. E buonasera anche a Kuma, dai, no, gli Yakuza si giocano a norma. Ho ricevuto una Ukiyo Bell come regalo, e buonasera anche a Maria. Grazie per la Ukiyo Bell. Buonasera anche a Brusi. Questa immagino sia Haruka che è cresciuta. Oji-san? Come Aquaman, Kiryu emerge dalle acque col suo carico di pesce. Immagino sia l'orfanotrofio questo. Sa, Yuhan da. Camicia ad un certo livello, dai. どうしたんだ？何かあったのか？親父が撃たれた。Oh Gesù, signora, signora mia, che state? Che state? Vi leggo subito dopo, sapete come va con Yakuza? C'è quella mezz'ora di filmato prima di. Guardalo, guarda. Ima kawarimasu. Kaichō, o denwa desu. Dare da? E senza giubbottino neanche qua. といえばわかると。堂島です。ええ。だからDaigo その件tutto に関して、imbellettato 先日お断per りil したんで funerale す。immagino。ええ、そうです。この件、東条会は一切手を引かせてもらいます。だから断ると言ってるんだ。たとえ100億200億積まれても答え同じだ。それじゃ。会長。うん。今の電話、例の沖縄の一件では。本当に断っていいのでしょうか。どういう意味だ。お言葉ですが、今本家は直系白鵬会の上がりでやっていけてる状態です。もしあの沖縄の一件うちが引き受ければ、この先10年は食っていけるだけの金が本家になだれ込みます。ざっと見積もって1000億、いやそれ以上の金が。それに今あの男に恩を売っておけば、後々政界との強いパイプが。黙れ。そんなことは百も承知だ。だがあの土地は奪えねえ。四代目の剣ですか。東条会は四代目に何度も救われてきた。その人から居場所を奪うことはできねえ。
おい。はい。急いで本部へ戻ってくれ。会長、会食のご予定はどうされるんですか？キャンセルだ。それより今、沖縄の土地買収を勝手に進めるような連中が出ないよう、組織を固める方が先決だ。E niente, quella sensazione di tornare in posti che già conosci c'è comunque. Quanti funerali abbiamo visto qua, per dire. 会長。何だ? 実は先ほど会長にお客様が。 誰だ? それが… 何? 本当です。 どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。 どこに? 今、会長室にお通ししてあります。 分かった。 Che non so se qui si posso mettere in pausa i filmati. Ho il terrore che li schippo, capito? È un altro gioco, un altro motore, molto più vecchio. Non appena. Kazuma-san, colpo di scena! Odorukasemashita-ka? No, sarà mica il leggendario assassino che diventa uguale alla gente. Kore wa ima no anata ni totte taisetsu na mono desu. Kore wa Okinawa no tochi no kenrisho. Daga ano tochi ni wa 4 daime ga. Shitte masu yo. あなたにはあの桐生一馬がいる土地を奪うことはできない。だからあなたに代わって私たちが権利書を取ってきたんです。どうして？ちゃんとウェスカーリアフィアンコ。今我々は東上界に沖縄の土地買収の件から降りてもらうわけにはいかないんです。だが俺はあの沖縄の一件もう手を引くと決めたんだ。あなたは東上界の六代目。3万人の構成員を養うにはそんなことは言ってらんないでしょう。それでも俺が断ると言ったら。それは困りましたね。Beh, un po' meno efficace questo colpo di scena, sapendo poi in seguito che non muore comunque. Però vabbè. Ojiki. Nakano. Ima, shuzutsu shite masu. C'è sempre uno biondo improbabile. Yotai wa. Come qualità di texture, come pensavo peggio. Kowakatta ne. Saki. Omae wa daijoubu datta no ka? Hannin wa wareten no ka? Ie. Ojo to futari kiri no tokoro o osowareta nde. Oyaji wa hara ni 数発食らったみたいで。どこかの組の会社か。いえ、多分土地買収の絡みです。事務所から例の土地の権利書が。いや、エスプレッションにファッチャリシーヴェイデルパッサージョーコディルプログレッシュ。セテタマシロ組の連中に決まってる。奴ら1年前のことで俺たちを逆恨みして。いや、それがどうも。ケトスタって今回先輩はアンティローラだと思ったリビスタ、今回レッジ。ん? どうしたんだ、さっき。誰
ですか。これはこいつが撃ったのか。Che artista, creatura! Aniki, porca miseria! Aniki, per tutta la vita, trovatene un lavoro immediatamente! Oreno Shinda Oyaji, Kazamano, Shintaro Oyasanda. L'ha chiamato papà, Kazama, ok. E addirittura, allora, scusate, io recupero un po' di messaggi, portate pazienza. È così che funziona. Allora, che mi sono perso un abbonamento di Just, grazie caro. Brusi l'ho salutato, mezz'ora, anche un'ora, beh, immaginavo. Buonasera Sippo. Qui c'è proprio il colpo di scena da telenovela del primo pomeriggio, canale 5. Vabbè. Ci sta. È un gioco PS3, alla fine anche Zero è semplicemente un'evoluzione di questo come motore. Ha fatto uno schizzo, sì. Improvvisato. Crea nuovo salvataggio. È tutto comunque familiare, capito? Cioè, ovviamente. 2007. Ah, questo sì, alla fine del primo. Ah, ma questa che fine ha fatto? Yo. Giustamente. Avevamo tutto in sospeso. So. Watashi mo wakare o ii ni kita wa. Ma come? Porca miseria. Ne possiamo parlare dopo? Immagino che tu voglia portare le tue immagini alle persone che i carichi hai perso. Sì. Sarebbe meglio fermarsi un attimo a riflettere su ciò che succede. Questo è un riassunto del capitolo precedente? Minchia. Perché ho come il sospetto che sia un po' troppo veloce? Aspetta un secondo. Proviamo a mettere 60 pure qua. Magari cambia qualcosa. Come si applica? Giochi 300 all'ora. Ah, è proprio così. Ok, allora no, via via, che c'è un tearing orribile. Dovrò farci una... C'è una sensibilità... Una sensibilità... Rimettiamo com'è. Sensibilità del coso qui che è allucinante. Piano, così, a toccare... A pochi passi. Occhio, non girare troppo la telecamera che finisci Yakuza 4. Ma porca miseria, è destabilizzante. Anishikiyama, sì, finché posso ricordarlo, sei stato un mio amico e mio fratello. Vabbè, questa è tutta la storia che già sappiamo, che erano stati adottati entrambi da Kazama. Lui poi ha ammazzato Doji, ma cioè, è successo quello che è successo. Alla fine un po' si è redento. Questo è il riassunto di Kiwami, fondamentalmente. È un problema, però. Non capisco se è normale. Cioè... Devo capire se c'è un'impostazione della sensibilità degli stick. Ah, questo è Yumi. Yumi che lui ha ritrovato, giusto andiamo per vederla morire sempre in Kiwami. Okay. Anche dopo che io e Nishiki siamo uniti alla famiglia Dojo, non abbiamo mai smesso di passare tempo con te. Serena, il bar dove lavoravi, era il nostro miglior ritrovo favorito. Noi tre eravamo felici allora, a ripensarci oggi sembra quasi un sogno. E poi quel giorno fatale, Soe Dojo ti ha rapito e tu hai dovuto... vedere Nishiki che lo uccideva. Lo shock ti ha quasi fatto perdere la memoria. Prima che la recuperassi, però, hai incontrato un membro del Parlamento chiamato Kyohei Jingo. Madò, Jingo, tutto mi viene ricordato, tranne Jingo, la cosa peggiore di tutti gli Yakuza che ho giocato. E ci hai fatto un figlio, una figlia, Haruka.
Una volta che ha recuperato il tuo ricco della memoria e saputo del piano di Jingo, hai lasciato Haruka al Sunflower e hai cominciato a lavorare col presidente Sera, col direttore Sera e Kazama per fermarlo. Yumi, non c'è molto che. C'è così tanto che avrei voluto dirti, sono certo che vale anche per Haruka, quindi torneremo a trovarti, lo prometto. Fammi vedere sta cosa perché. Controlli. Qui sono i controlli. Screen brightness. Controller sensitivity. Ecco, abbassiamo un po' sta cosa. Proviamo 30. Che è veramente allucinante. Meglio. No, non benissimo, ma meglio. Poi dai, che destabilizzante, mi ci dovrò abituare. A te non è normale, so che non è normale, però non so che farci. Devo muovermi, provo ad abbassare, va un po' meglio così, provo ad abbassare un altro po', dai. Era qua? Siamo 20. Abbasso pure quella del mouse, non so se può servire a qualcosa. Ah, oh, ok, dai, così ci stiamo. Beh. Hai finito, Kiryu? Sì, ho finito. Giusto. Ora ce ne andiamo. Torniamo a Okinawa domani mattina. Sai, non ti avrei mai fatto per uno insomma, che si mette ad aprire un orfanotrofio. È stato mio sogno occuparmi dei bambini da sempre. Come Kazama ha fatto con me quando io non avevo nessun posto dove andare. Ah, una risposta da manuale di Kazuma Kiryu. Ma perché proprio Okinawa? C'è un posto lì con dei legami al Sunflower. Quando il vecchio manager è morto, mi hanno chiesto se conoscessi qualcuno che potessi dare una mano. E hai deciso che quella persona dovevi essere tu? Sembra l'opportunità perfetta. Non ci sono molte opportunità per un ex Yakuza come me, insomma. Ho saputo che mi dicono che Okinawa è bella. Sì, e l'orfanotrofio è proprio accanto alla spiaggia. Dovresti dirci a trovare quando hai la possibilità. Mi piacerebbe. Ma non penso che ci riuscirò per un pezzo. Quindi, cioè, troncata così sta cosa. E perché mai? Beh, perché vado e lascio il paese domani. Così, di brutto proprio. E dove vai? Negli Stati Uniti. Hanno iniziato un programma di addestramento per un nuovo ramo della polizia metropolitana e mi hanno chiesto di essere un'istruttrice. Davvero così semplice? Probabilmente preferiresti affermarmi se ti dicessi di più, meglio lasciare le cose così. Giusto, beh, non posso dire che non sono felice per te. È bello vedere che segui il tuo cuore. Sapevo che l'avresti detto, e d'altro canto non penso che ti piacerebbe se rinunciassi all'occasione per stare con te. Però almeno lo potevi dire, no? Cioè, potevi far finta per 5 minuti. Credo di no. C'è ancora molto che voglio fare come poliziotta, Kiryu. La carriera, sai. E penso che l'America sia il miglior posto per me. Hai ragione, Kazuma. probabilmente. Quindi separiamoci per ora. Ti verrò a trovare una volta che ho fatto ciò che devo, ok? Promesso. È una promessa. Perfetto. Una bellissima storia d'amore. 結局あの二人はくっつかなかったか。Questo è まあ仕date 方ないでしょ。Sudoku? Date Sudoku! 佐山君には警察官としての夢がありますからね。夢ね。ガス切れか。どうぞ。ああ、悪い。返さないで結構です。差し上げます。あ？一家じゃタバコは吸えませんから。一家だと？私は来月付で4家から1家へ戻りまいす。や、そどこすねまあの。極道相手の4家じゃ吸えても、殺人事件を扱うエリートコースの1家じゃ吸えませんからね。昇進したのか？よかったじゃないか。いやいや、そういうわけでもありませんよ。ん？今回の東上会と近江連合の抗争、結局警視庁も府警も後手に回り、何もすることはできませんでした。
それに加えて、クラーシ課長と尋問派の起こした警察内部の不祥事。警察としては大きな汚点を残す結果に。じゃあ、なんで一課に戻るんだ？口封じですよ。佐山君も私も、今回の抗争事件に関わった人間は皆昇進。本人の希望部署に転属させることで、不祥事をうやむやにするつもりなんでしょう。とはいえ、よかったじゃねえか。これでお前もまたエリートコースに戻れたわけだ。まあ、そうなんですけど。浮かねえ顔だな。心配なんですよ。何が？今後のカムロ町が。警察は今後、東条会や近江連合といった組織に対して一定の距離を取る方針です。今回の警察の失態を救ったのは、ある意味彼らでしたからね。なるほどな。で、何が心配なんだ？私はまだ極道を信じてません。もし東条会の跡目が桐生さんじゃないなら、またカムロ町は昔のような荒れた町に。大丈夫だ。え？あいつはちゃんと考えてるよ。やつはケツの吹き方を知ってる。カムロ町を去る前にやることはやってかずだ。それじゃあそろそろ行く。ええ、今日はカムロ町にでも行くの？ああ、カズキやユウヤたちに一言挨拶しないとな。ユウヤ。それに。それに？どうしても一人話をしておかないとならない奴がいるんだ。登場会のことね。ああ、このまま行けば大吾が登場会の六代目を継ぐ。だが大吾はまだ若い。組まとめるだけの力が足りない。登場会を支えられる人間、誰か当てはあるの？俺と同じように昔からの登場会を知っている人間が一人な。なるほどね。けど堂島大吾に彼を飼いならすだけの度量があるかしら？巻きざらんまい。あいつは誰にも飼いならされるような玉じゃねえよ。真島五郎、要は彼が今の登場会を感じるか。それだけってことね。それだけってことね。そうだな。彼のこと説得できるかしら？やるしかねえんだ。だから俺は今日どうしても真島に会う。そして奴を説得する。Qui dobbiamo menare Majima, ma il gioco si apre menando Majima, che non credo che lo convinceremo mai a parole. Ma そればっかりはわからんがな。気をつけてね。ああ、お前もな。じゃあ、行ってくる。え、così。バイバイ。Allora. Sì, è meno figo qua, ma in Kiwami 2 era fighissimo, date, cioè Kiwami 2 era diventato proprio un'altra persona. Era ringiovanito pure invece di vecchia. Oji-san to Kamurocho o aruku no mo kyou ga saigo kamoshirenai. Son sicuro che Majima accetta di buon grado, son sicuro. Mata itsu demo kaette korareru. Dou shita? Kyou wa 思いっきり遊びたい。おじさんと一緒に遊びたい。ダメ？わかった。好きなだけ遊ぼうな。Buonasera, Yachi。Beh, dai, accettiamo. Vediamo com'è in gioco. Aspetta che...Andiamo a trovare zio Kazuki e zio Yuya, zio Yuya. Si meritano un saluto dopo tutto quello che hanno fatto per noi. Ma sono spawnati un milione di persone così, dal nulla? Ah.
Sulla pioggia c'è un bug in cui molte persone della folla camminano gobbe. Inizia alla fine di Kiwami 2, Yachi. Che era Yakuza 2. Questo è Yakuza 3, senza Kiwami. Alcuni Yakuza Yosan stanno cercando di prendersi Kamuro Cho ed è diventata una guerra. Mi sbagliate entrambi. Stanno cercando di tenere tutto nascosto, ma era stato un attacco terroristico di un gruppo criminale organizzato d'oltremare. Ma sei serio? È più grossa di quanto pensassi. Ah, ma corre di default, Kirio. Ah, oppure possiamo camminare così, ok. Mappa. Okay. Sono diversi i tasti, maledizione. Ok. Zoom con A è completamente diverso. Sarà un dramma piarci la mano. Ok. Ho idea di dove stiamo più o meno. Questo è Theater Square, ok. Qua c'è il Champions District, ok. Allora, tutto torna alla fine. Però questo gioco si salva soltanto ai save point, giusto? Come Yakuza 0. Che però mi sa che sono meno di quelli che erano Yakuza 0. Yakuza 0 era pieno di telefoni. Qui mi sa che non va così proprio. Stardasto. Hiruma kara nani sabotten da? Yuya. Yuya. No. Kiryu-san. Allora, come mai, insomma, ti sei conciato così? No, mi sto cercando di ripulire, quei punk di Goryu, quei teppisti della Goryu mi hanno distrutto il locale. Ma a quanto pare tutti stanno dando una mano. Yuya è sempre, lui è sempre blu. Quindi di altri lavori lo metti tu fumi? Ah, per quello dici, perché c'hai la asciugamano in testa, era quella la domanda. No, ti sei sbagliata, Haruka. Stavo solo facendo una breve pausa. Guardalo come arriva lui, bello, bello panciuto, guarda come passa lui. Che meraviglia. E comunque, come stai? Chi io? Meglio che mai, meglio che mai, amico. Ci vuole ben più di qualche cazzotto per intaccare il caro vecchio Yuya. Mi fa male quando rido. È bello pure lui, però, minchia. Però la varietà dei personaggi. Oddio, c'è le toppazzate di uguali, però. Però quasi, dai. Il vecchio è ingobbito. Se questo è meglio che mai, non voglio sapere come è quando ti senti male, insomma. Come sta Kazuki? E ancora il dottore sembra che ci vorrà un po' prima che torni a casa, ma sta meglio. Che lui era finito in ospedale, giusto. Buono a sapersi. Comunque, Yuya, siamo qui per salutarvi. In che senso salutare? Mi trasferisco a Okinawa. Rileverò un orfanotrofio. E vai anche, vieni anche tu, Haruka. Cioè, no, la mollo qua. Lascio in mezzo a una strada. La lascio. Quel posto ha dei legami molto stretti col Sunflower. Dopo ciò che abbiamo passato io e Haruka, penso che sarà bello occuparmi di qualche ragazzino di persona. Beh, è molto caritatevole da parte tua, ma devo dire, ci sentiremo soli di qui senza di te. Beh, non è che sono tanto lontano, possiamo ancora vederci, sai. Potresti persino venirci a trovare. Non è una cattiva idea, sai. Chiederò a Kazuki di portare lì la squadra per le nostre prossime ferie. Ottimo piano. A tal proposito, stavo pensando di andare a trovare Kazuki. Ah sì? Sarà felice di vederti. Lo spero bene. Comunque, Yuya, occupati di questo posto mentre non c'è Kazuki, ok? Diversi gobbi. Farò il possibile. Beh, Kirio. Allora, ci siamo. Buona fortuna. E anche a te, Haruka. Ciao, zio Yuya. E vienici a trovare. Zio Yuya. Pampers, celebrità viziata. Ehi, tu. Posso aiutarti? È vero che Kazuki, il proprietario dello Stardust, è stato, come dire, vittima di un attentato? Mi dicono che è in ospedale. Non riesco a mangiare, sono così preoccupata.
Avrò perso almeno 30 kg da quando l'ho saputo. Ah, quindi si dice in giro che gli hanno sparato? No, è una voce così. Ma va magna. Non pensa a Kazuki. Ah, sì, uff. Beh, perché non è venuto al club di recente? Non pensi che sia stato... Non è che sarà stato licenziato, no? No, è il proprietario, infatti. A meno che non sia licenziato da solo. No, beh, cosa è successo? Sto impazzendo. Vabbè, ciccia, io ho provato a calmarti, ma tu... Niente da fa. Hanno cancellato la costruzione... Hanno annullato la costruzione della... di Kamuro Cho Hill. Cosa? Ma come? Ho sentito che c'è stato un incidente di qualche genere al cantiere. L'intera compagnia di costruzioni ha preso e se n'è andata. Che spreco. Che sarebbe stato... Che non si chiamava? Si chiamava così pure in Kiwami 2? Tutta l'ambaradana di Majima? Non era Kamuro Cho Hill, era un nome diverso, no? O ricordo male io. Ah, ma avevano quasi finito. Annullare un lavoro di quella grandezza di aver fatto finire un sacco di gente per strada. Parliamo di anni di lavoro, che peccato. Beh dai, la città regge, dai, tutto sommato. Non ti posso dare la manina, no? No. Kamuro Cho Hill, pure in Kiwami 2, ok. Ti puoi entrare nei posti? Ah no, non si può entrare nei posti. Era tipo qua, no? Da queste parti, il... Qua? Qua, ok. Era la clinica del tizio lì, no? Ok. Oji-san? E qui che c'è Zio Kazuki? Già, qualcosa non va? Beh, stavo pensando, possiamo divertirci, andare a divertirci dopo averlo trovato, dopo averlo visitato. Certo, Haruka, un po' di karaoke? Aspetta lì, amico. Ah, finalmente si mena. Posso aiutarvi? Questa città non è il posto dove portare una ragazzina, vecchio, ti sei perso la strada alla fiera? La fanfare non so bene cosa voglia dire, però ci siamo capiti. Non sono affari tuoi, ora levati da mezzo o ci faccio arretrare io. Oh, che paura! Ehi, ma che hai capito questo stronzo? Mi infastidisce. Certo, amico, ce ne andiamo, se tu sganci dei soldi, voglio dire, quella ragazzina ce l'avrà la paghetta, eh? Perché non condividi la ricchezza? Chiedo scusa, ma non se ne parla. Però c'ha le mosse l'amico, il cocky punk, il teppista spavaldo. Caccia i soldi, bello, non vuoi che ti pigliamo a calci nel culo di fronte alla tua figlia, no? Ma stai sentendo, vecchiaccio? Guarda, se vi togliete dalle palle adesso mi dimenticherò di questo che sta succedendo. Ma se restate la pagherete, promessa. E intanto passa l'amico di lì. Così. Pensi di poterci affrontare, stronzo. Sei tu quello che pagherà oggi. O in soldi o in sangue, scegli tu. E allora vada per il sangue. Ma non sarà il mio. Bella lì. Te ne pentirai. Lo vedremo. Andiamo. Dopo tutti questi anni ancora non si è diffusa la voce che è letteralmente il Batman di Camurcio. Ah, voglio tornare a giocare un gioco di menare. Fondamentalmente quella roba lì.
La bicicletta, la bicicletta! La bicicletta! Amica bicicletta, mi sei mancata, cacchio! Ah, la bottiglia ho preso. Vabbè, la struttura è quella, cioè la... Le animazioni sono un po' meno... meno fighe, ma fa il suo comunque. Penso di potermela cavare da questo da qui in poi. Mi avete avuto abbastanza. Merda, mi spiace amico. Ce ne andiamo. Non ho mai detto di che voi ne potevate andare. No, non picchiarci di nuovo, vecchio. Davvero non sapete come parlare agli anziani, alle persone più grandi di voi, Dovrò insegnarvi le buone maniere a cazzotti. Aspetta, no. Basta cazzotti, ti prego. Tutto male, basta pugni. Ti prego, lasciaci andare. Forse la prossima volta imparerete a stare al posto vostro. Sì, ovviamente. Adesso mi raddrizzerò e farò il bravo. Righerò dritto. E allora sparite. Oh, grazie a Dio. Grazie a Dio, signore. Andiamo, ragazzi. Smammiamo. Rip, amici paninari giapponesi. Dai, giovani d'oggi. Tutto bene, Haruka. Bene. Ora andiamo a trovare zio Kazuki. Ok. Ehi, Kazuki, come stai? Oh, Kiryu. Sei venuto fino qui solo per trovarmi? Il dottore dice che ci vorrà un po' prima che torni a casa, ma sto migliorando. Giusto. Sembri in salute. Grazie, vuol dire molto detto da te. Ehi, zio Kazuki, siamo qui per salutarti. Salutarci? Salutarmi? Me ne andate da qualche parte, Kiryu? Sì. Igoryu e la Jingweon sono stati sistemati e Daigo è diventato il nuovo direttore, insomma, il nuovo presidente. Il mio lavoro qui è finito. Ci trasferiamo a Okinawa. Okinawa? È molto lontano. Sì, beh, è quella l'idea. Io e Haruka gestiremo un orfanotrofio. Wow, non posso dire che non mi mancherai, Kiryu, ma sono sicuro che te la caverai. Yuya ha detto la stessa cosa. Ha anche detto che ci saresti venuti a trovare. Stiamo cercando proprio dei posti per fare un po' di spirito di gruppo con il resto del team. Non mi viene in mente un posto migliore di Okinawa. E allora non te lo dimenticare. Non temere, Haruka. Verremo a trovarti presto. Grazie di tutto, Kiryu. Ti devo la vita. Non essere sciocco. Se è stato per me il Cantoggio, non avresti mai rischiato la vita dal principio. Spero che tu possa perdonarmi. Non dire così, Kiryu. Non riesco a immaginare una Kamuro Cho senza di te. Tanto qualcosa mi dice che ci torno, te la butto lì. Ho questo sospetto. Questa città deve a te, a Kazama, più di quanto non credi. Quindi, per favore, non devi scusarti. Se lo dici tu, grazie ancora, Kazuki. Ovviamente. E abbi cura di te, Kiryu. Lo farò. Rimettiti, zio Kazuki. Grazie, Haruka. Fai la brava, Okinawa, ok? Non voglio sentire che ti sei cacciata nei guai. Non quelle cose tipo che poi fra qualche anno scopo che fai la idol, quelle cose. Ok, bene. Ah, eccolo qua, dottore.
Il dottore Milano con la faccia meno raccomandabile del mondo, però. No, ho saputo che te ne vai da Kamurocho. Sì, ora che tutto è organizzato, comunque, come sta Kazuki? Se la caverà. Ci vorrà un po' finché non finga che possa tornare in strada, ma sta andando bene. Buono a sapersi. Si è andato già al clan Tojo? No, e non intendo farlo. Daigo e Yayoi hanno abbastanza cose per le mani sulla ricostruzione dell'organizzazione. D'altro canto, il Tojo non ha bisogno di me ora che è in carica Daigo. Non ne sarei così sicuro. Va tutto bene. Ho lasciato una lettera a Daigo con Kashiwagi. Ma c'è una cosa che devo fare. Sarebbe? Devo vedere una certa persona prima di lasciare Kamurocho, una volta per tutte. Majima, eh? Gli andrei a chiedere di dare un'occhiata a Daigo, eh? Già. Se vogliamo che le altre famiglie accettino Daigo come capo, ci serve un uomo grosso come Majima che lo faccia per primo. Non puoi intrometterti tu se qualcuno inizia a creare gli storie? Perché deve essere proprio Majima? Io sono fuori dal clan, ecco perché. Inoltre, cosa? Non è passato molto tempo da quando mi hanno voluto, quando mi volevano morto. Anche adesso ho la mia parte di nemici nel clan. Lei ha quell'animazione di saluto presa paro paro da The Sims. Ah, quindi il cane pazzo è la tua unica possibilità. Esatto. Nessuno dei patriarchi userebbe, come dire, fare casini con Majima, ma se Daigo riesce a fargli vedere che gli ha messo il guinzaglio, le altre famiglie dovranno fare lo stesso, capisco. Quindi vai a trovarlo adesso? Sì. Ti dispiace se lascio qui Haruka mentre non ci sono? Cosa? La ragazzina? Ma certo, non c'è problema. Grazie, Emoto. Sei Emoto gentile. Oji-san? Era nell'aria, andava detto. Ma da qualche parte, zio Kaz? Sì, devo parlare con Majima prima di andarcene. Posso venire? Vabbè che sono sicuro che Majima non farebbe mai male a una bambina, ok? Siamo tutti d'accordo su questo. Però, sai come? Voleranno schiaffi, probabilmente. Ma devi fare la brava bambina grande e restare qui, ok? Io e Majima abbiamo delle cose da adulti di cui discutere. Oh. E vai adesso? Pensavo che passassimo del tempo assieme. Vabbè, facciamoci due giro, ecco, comunque. Giusto che voglio andare a salvare, fondamentalmente. Ti sfrutto perché voglio andare a salvare, prima. Questa cosa che la mappa non è più sullo stesso tasto di prima sarà un problema, eh. Allora. A Theater Square c'è la mappa? C'era il salvataggio, ovviamente, ok. Quindi Theater Square è qua. La telecamera è strana, tipo si riorienta da sola ogni tanto. Tieni il passo, Haruka. A posto. Che ci abbiamo qua? Coin law. Ah, gli armadietti maledetti. Qua si può salvare. Non c'è altro da fare, però, credo qui. No? È tutto chiuso. Ci tocca tornare a Majima adesso. Magari non vogliamo andare a mangiare qualcosa, ma anche che possiamo fare cose qua. Pronto? È un gelateria. Ma si chiama proprio così, gelateria Kamur. Niente segnaposti. Per fortuna un po' i posti non se li ricorda. Anche se io, ovviamente, non mancherò di perdermi come un cretino. Non ho capito se i posti di cibo sono entrabili, fammi vedere. Lo prendo per un no? No, quasi. Ah, si può entrare solo da quel lato lì, ok. No, non c'ho fame. Arigatou gozaimashita. Volevo vedere com'era il locale, poi ci torniamo con calma. Vabbè, andiamo da Majima, va. Haruka, tu volevi stare un po' in giro, ma non te ne niente da fare, cioè non c'è proprio niente da fare. No, devo sbolognare a qualcuno prima.
Andiamo adesso. No, non sono sicuro che non ci vorrà molto, tranquillo. Io e Majima andiamo sempre d'amore d'accordo. Ti dice proprio un cacchio di dove andare, fa molto piacere, cioè, rintraccia uno della famiglia di Majima, vabbè. Tu sei della famiglia di Majima? No. Magia potrebbe farmi il piacere nascondersi in un cassonetto come era solito fare un tempo, eh? E sotto un cono gigante, farsi trovare, insomma. Ah. Allora, questi sono tutto tessendo le lodi dello Stardust, di come siano lavoratori onesti, trattino bene i clienti. Non fanno affari con la Yakuza. Ancora. Guarda chi c'è. Hanno portato gli amici? Ah, siete i mocciosi di prima? E allora? Ah, pensi di essere tanto figo, eh? È lui, senpai. Oh. Ah, pantaloni rossi, chiaramente di livello superiore. Ah, quindi sei tu che hai picchiato gli amici morbidelli, i miei amici tenerelli. Ora sei nei guai, vecchio, il nostro senpai qui è della famiglia Kazama, sì, esatto. Il proprietario della città. Te la stai già facendo addosso? Guarda sto stronzo, ha così paura che non riesce nemmeno a parlare. Cosa c'è che non va? La gatto ti ha rubato la lingua? Mi dicono che hai fatto il tipo duro con i miei amici poco fa. Beh, indovina un po', sono qui per pareggiare i conti, hai capito? Oh. Beh, guarda amico, io ho qui la spilletta della famiglia Kazama. Non è che li danno a tutti per strada, lo sai? Sono uno grosso. Ora, se non vuoi incontrare i miei pugni, potrei anche perdonarti in cambio di per il giusto prezzo. Che cazzo è da ridere? Una spilletta della famiglia Kazama, eh? Strano. Ai miei tempi nessuno se ne vantava, senza sapere con chi aveva a che fare. È così che finisci ammazzato, ragazzi. Ah sì? Guarda, fatti un favore e vattene. Non sono interessato a sprecare il mio tempo con la feccia come vuoi. Ah, pensi che tu puoi dare ordine ai ragazzi della famiglia Kazama? Ti spacchiamo la testa. Qualcuno mi attacca magari. Ah, raga, combo hai fatto, bravo. Più un po' più reattivi magari. Ok. Non possiamo fare ancora le schivate a raffica, però. Una alla volta. Shabada! Quanti gliene hai dati?
Mi piace sta cosa di poter menare uno dalla... mentre tieni uno dall'altro lo meni. Guarda, l'attacco caricato non me l'hai manco spiegato. Sono venuto già studiato da casa. Dove stai? Dove stai? Chi è rimasto, scusate? Ancora lui? E alza di più in fretta però! Facciamo notte così! Hai capito? L'ho sbattuto contro una signorina! Primo piano intenso. No. Cosa è successo? Pensavate, non dovevate insegnarmi una lezione? Adesso il tempista non più così, come dire, spavaldo. Merda, è forte. Cosa diamine succede qui? Qualcuno ti sta facendo, creando problemi sul nostro territorio? Anniki, aiuto! Questo tizio ci ha distrutti. Ah. Ha cominciato lui? Sì! Ce l'ha con la famiglia Kazama, qualcosa del genere. Fermi tutti, siete voi che avete cominciato, non io. Chiudi, vecchio stronzo. Oh! Ma se non è il quarto presidente, come stai? Non fare... Impresentati, idiota! Questo qui, quest'uomo è Kazuma Kiryu, il quarto presidente del clan Tojo. Buonasera, Gori. Ma... Lui... Cosa? È un onore conoscerla, signore. Tu fai parte della famiglia Kazama? Sì, mi chiamo... Ah! Cioè, lui si chiama Aniki di nome? Non era il titolo, come dire, per dire... Frate, no? Si chiama proprio così. Ok. Comunque, sai che fine ha fatto Majima? Bella domanda. Da quando ho lasciato il Cantoggio per cominciare la Majima Construct, per avviare la Majima Construct, è stato impossibile sapere che fine, dove trovarlo. Ora che ci penso, doveva incontrarsi col capo oggi. Potresti trovarlo all'ufficio della famiglia Kazama, se sei fortunato. Grazie, andrò a dare un'occhiata. Oh, è quarto presidente, sì. Non ti hanno offeso i miei ragazzi, vero? No, niente di che. Dovrebbe essere solo un po' più educati tutto qua. Ah sì? Allora glieli insegnerò a Mazz con le cattive. Questo finalmente un bel gioco mi offende. Cori. Non temere, l'ho già fatto. Tu tienili d'occhio, assicurati che tengano a cuore la lezione imparata oggi. Lo farò, signore. Grazie, signore. Beh, io vado. Di là, però, cioè, era chiuso di là, amore. Dopo aver guadagnato un certo numero di punti esperienza, potrai potenziare le tue abilità sulla schermata upgrade. Poi otterrai punti esperienza non solo dalla sconfitta dei nemici, ma anche completando le sottotrame. Ma non mi dire mai. Quindi così. Ah, doppio clicca due volte. Sono solo queste quattro qua? Per ora? Ok. Anima livello 1. Lo spirito della Fenice riempie automaticamente la barra della furia se la tua salute è rossa lampeggiante. Ok. Questa invece è un'abilità.
ritorna rapidamente in piedi dopo essere stato gettato via, insalacciato via, è una tecnica di Komachi per evitare i, come dire, di venire mandato a tappeto. Quindi quando fai il lampo bianco, premi A e ti rimetti sui piedi, in piedi. Questo aumenta la salute, io direi che banalmente un punto qua ce lo mettiamo. Ok, non ho capito quello 00606 che sta ai lati, però. Cosa vuol dire? Muovi il cursore su e giù, segno abilità. Poi muovi il cursore a destra o a sinistra per confermare l'abilità che vuoi acquisire. Ah, sono due diverse. Ok, scemo io. E non ho capito però se... Questo aumenta la salute, ok. E costa 6? No, non ho ben... Sto facendo 900p, esco sempre a 900p. È la mia impostazione normale. Qua ce n'è una sola. Ah, questa la volevo, questa la volevo. Ma non ho abbastanza esperienza. Ok. Quindi non la spende, se... non le spendi proprio se non l'hai... Ok. Non ho capito se ho comprato... Ho comprato body level 02 però. L'ho comprata questa. Perché è di livello 2. Poi c'è tutte le abilità. Vabbè. Cos'è questo simbolino sulla mappa qua? Ah, sono gli armadietti. Mentre alle mie spalle ci dovrebbe essere un telefono. Ok. Ti si blocca ogni tanto, eh. Ahimè, lato mio ci posso fare poco. Cioè, non ci posso fare niente in realtà, nemmeno poco. Quelle poche volte che Twitch dà il... dà la possibilità di... la Millennium Tower di scegliere la risoluzione è molto raro. Ah, questo è chiaramente uno di Majima, c'è cioè il cappellino. Nishida. Ah, questo è Nishida. Il capo aveva da fare con Kashiwagi, quindi sono venuto con lui, ma una volta arrivato qui mi ha detto di restare, di andarmene a casa. Il problema è che se davvero me ne vado, poi mi, se la pre mi, poi mi, poi, poi mi cazzea dopo, quindi rimango in, sono rimasto in zona. Stavo andando anch'io a trovare Majima. E ancora con Kashiwagi? Ne dubito. Gli incontri del capo sono la cosa, la più grossa rottura di cazzo al mondo, quindi dubito che sia durata più di mezz'ora. E allora dove è andato? Sul tetto probabilmente, a guardare la città. Non sembra, ma è un grosso romanticone. Sono certo che sia dispiaciuto che tu te ne vai da Kamurocho, Kiryu. Ehi, non digli che io ho detto che è un romanticone. Ci perderò un occhio anch'io se lo scoprisse. Ah, non lo farò. Abbi cura di te, Nishida. Vale anche per te, Kiryu. Oh, prima che te ne vada, il boss è stato piuttosto, come si dice, nervoso ultimamente. Sii prudente. Chi può sapere cosa lo farà scattare? Sai una cosa? Ecco, prendi questo. Meglio stare al sicuro. Stamina? Ah, lo sapevo. Cominciamo con le... Ehi! Cominciamo con i beveroni. I vecchi beveroni che in Like a Dragon abbiamo usato praticamente zero. È sempre uguale, posso sempre buttarmi da qui come un tamarro? No, devo scendere per le scale. A questo mi sono ridotto. A seguire le regole. Come una persona qualunque. L'abbiamo salvato, eh. Mica ascensore è... Lampo proprio. Caricamenti sono veramente veloci. そろそろカムロ町から消えるんか、キリュウちゃん。ああ、だからあんたを探していた。あ？どういうことや？俺はな、兄さん、あんたに大悟を支えてほしいと思ってる。
Cosa vorresti dire, Kiryu? Penso di essere stato chiaro. Non vorrei mica che torni davvero dal Clan Tojo. Sì. Beh, peccato. Non avrebbe senso adesso. Quel clan non è più il barile di scimmie che era una volta. Ascolta, Majima, Daigo prenderà, come dire, il ruolo di sesto presidente, ma potrebbe finire nei guai senza una famiglia propria. Quindi vuoi che gli faccia, come dire, gli faccia da supporto io? Per favore. La famiglia è l'unica cosa che può salvare il clan Tojo. Passo. Majima. Andiamo, Kiryu. Lo sai che cosa, come sono fatto? Vivere in gabbia come un cane nella cuccia non fa per me, lo sai. Ma è esattamente ciò che sto facendo. Ho rinunciato alla mia libertà per tenere la mia famiglia a galla. Ma ora vieni qui a chiedermi di fare la babysitter al tuo piccolo protetto, oltre a in più pure questo? Scusami, ma non succederà. Lo sapevo che avresti detto così. Cosa? Majima, vuoi essere libero, giusto? Sì. Ma invece ti senti in trappola? Ingabbiato? Esatto. Beh, allora questa è la possibilità perfetta per liberarti. Eh? Che cazzo stai dicendo? Una volta che Daigo ha preso il suo posto, non mancheranno le persone da affrontare. Potrai scatenarti come non hai fatto da un sacco di tempo. E come sarebbe? Può essere il suo, come dire, il suo braccio destro, non il suo braccio destro, i suoi muscoli, fondamentalmente. Chiunque pensi soltanto di tradire Daigo, avrai piena licenza di rimetterlo in riga. Tu stai dicendo cosa penso che stai dicendo, Kiryu-chan? Ci puoi scommettere il momento che Kiryu, che Kamurocho veda cosa possa fare la famiglia Majima. Quindi non ti chiedo di far la babysitter, Majima. Ti sto chiedendo di scatenarti, perché più culi calcerai, meglio sarà il Clan Tojo e Daigo. もう分かってるやろな。俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ。俺を登場界に戻したかったら俺に勝ってから命令せや。Non l'avrei mai pensato, Majima. Sei una fonte di sorprese perenne. Hajime Yoka Kiryu-chan. Esistono gli Yakuza con gli Sabita? L'ultimo, mi sa, no? Like a Dragon, mi sa. L'abbiamo giocato questo torneo in italiano, no? Quello. O ricordo male. Ah. E credo pure Judgment, se così lo vogliamo contare, diciamo, però. Degli Yakuza non so. Scatenatissimo, virca miseria. E chi sei, io, Flash? Sbagliato tasto! Mannaggia idea!
Minchia, la barra di, della furia non sale mai. Ah, questa roba qua c'era già in questo? Era in inglese? Ero distratto, scusate. Dai, un altro colpo gli devo dare! Non perdiamo troppo tempo come... Oh. Ah, vero, vero, hai ragione, ya, c'era l'inglese. Che ricciava? Gozzino! No, però mi ricordo i nomi dei nemici. I nomi dei nemici erano. Erano in italiano, mi ricordo. Erano quei nomi stranissimi. Le storie sono sempre tragiche delle Yakuza Zero. Le storie sono sempre sia tragiche che allo stesso tempo assurde. Però sì, però sì. Homma ni wakare ya na. Samishiku naru na, Kiryu-chan. Sono delle sceneggiate dove i sentimenti sono sempre sparati a mille. Tada hitotsu kigakari na koto ga aru. Nanda? Moshi rokudaime ga okashina hōkō ni susundemo, ore ni wa tomeru koto wa dekehen de. Douyu imi da? Daigo. Iya rokudaime wa あんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃいいんやが。大丈夫だ。大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。登場会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない。真島五郎。いっちょやってるやないか。はあ、めんどくさ。せやけど、桐生ちゃんとの約束やし。しゃあないな。Sì, sempre il migliore, caro Majima. Comunque, ciao Giorgetti, non ti ho salutato. Pure manco Matto che devi aver salutato. Per ora livello su Dragon Quest 11 tu stai a posto per 200 ore buone. Quindi... Stai sereno, proprio. Capitolo 2. The Ryudo Encounter. Io stasera non penso che tirerò troppo a lungo perché sono abbastanza stanco, però. Volevo farmelo un paio d'oretto, lo volevo iniziare sto gioco. Ti limiti a 100. Guarda la convinzione in qualsiasi cosa fa. Guarda. Un po' troppo spesso queste fella di cipolla. Dipende che ci devi fare, ok. Però guardalo in tutto. L'intensità in tutto. È un bel gioco tra questi 11 se ti piacciono quei JRPG lì. È uno dei migliori sulla piazza, credo. Non rompere il cazzo a zio Kaz che deve tagliare le cipolle, che è impegnato. E senza piangere, vedi. No, che figli, no?
Lei è tipo la figlia, diciamo, adottiva, fra virgolette. Questi sono i ragazzini di un orfanotrofio che lui ha rilevato. Ma non durerà molto, che mostra, finirà per venire risucchiato nelle storie di Yakuza Kamurocho. Azzumatta wa ne. Are? Izumi wa? Eh? Izumi-chan, doko daro? Shiranai. Shiro, anta kyou gakkou kara issho ni kaette konakatta? Mi siete persi in zoom. Kaette kita kedo. Capello scodella. Dou shita Shiro? Shiranai no ka? Shiranai. Doko icchattan daro? いいじゃん! 先に食べちゃおうよ! そうだよ! 別に大丈夫だって! おじさん! どうする? よし! 探してこよう! お前たちは食べてていいぞ! はーい! いただきます! Dove è cresciuto lui? No, non è quello. Però è legato in qualche modo a quello al vecchio orfanotrofio. Sì. Dove pensi sia finita il zoom? È difficile dirlo. Darò un'occhiata all'esterno. Tu tieni d'occhio la casa. D'accordo. Ora hai accesso a un nascondiglio. Ah, stanza di Oji-san. Qui puoi salvare la partita, spostare gli oggetti, ricordare gli eventi passati e guardare le tue statistiche di gioco. Inoltre, la tua salute si recupera. Ok, recuperi la salute. Abbiamo una... Qual è però? Il mio rifugio, scusatemi. Inquadratura, non mi sta aiutando, è questo, immagino. Ok. Giocare Final Fantasy VIII, poi inizia... Mi dispiace molto Final Fantasy VIII. Poi inizia Persona 5 Royal Edition, ma dopo 20 giorni ho venduto la PS4, quindi mai continuato. Persona 5 prima o poi si arriverà su PC e sembra sempre più palese che arriverà. Finisce che me lo gioco pure io, magari non subito, perché il 4 mi è piaciuto veramente un sacco. È un gioco che vedrei bene importato su Switch. C'è su Switch, no? La versione che c'è sul pass è tipo la versione più Switch, che è quella che ha più contenuti, ma c'è tipo la grafica un po' peggiore rispetto a quella che era uscita su PC qualche tempo prima, no? Ah, ma non hai Switch, giusto? Potrebbe essere un problema. Io non sono l'unico che non c'ha Switch, vedi? Che cacchio. Che bella casa sul mare. Va. E chi è meglio te, Ghirio? Peccato che non durerà. Ma chi è meglio te? Sa. Izumi all'orfanotrofio Morning Glory è un fiore, no? Che fiore è Morning Glory? Che quello era girasole, questo è un altro fiore, ma non so come in italiano. È della stessa età che hai tu, ma è così educata e sorride sempre. Dovresti assomigliare di più. È la mamma di Tadashi. Izumi, che sorride. Ma è una tristona, non smette mai di smaniare. Se avesse dei genitori non sarebbe una tipa così stramba. Tadashi, scostumata, esatto. Ha perso i genitori in un terribile incidente, la poverina. Sii gentile con lei, hai capito? Oh, ma non voglio. Quella è Izumi. Che brava ragazza. Ah, ma sto già pensando probabilmente a cocchiare il figlio o qualcosa. E là. Ma guarda un po', è Kirio, ti serve qualcosa, tesoro? Izumi doveva tornare a casa per cena, ma non la trovo. L'avete vista? Oh, sono sicuro di averla vista che andava verso la spiaggia. Era un po' giù di corda, ora che ci penso. D'accordo, grazie mille, andrò a dare un'occhiata. Tanto un buon giovinotte, che Lughirio, tanto un buon giovinotte. Se dovessi trovare una bella figliola. Che l'Aruko c'aveva bisogno della mamma. Sei tu Izumi? Mi sa di sì. Cosa c'è che non va Izumi? In genere sei la prima a venire a cena. Non voglio mangiare. Tutto bene? Ha qualcosa in testa, veramente. Successo qualcosa a scuola? È stato quello, dimmi, lo vado a menare.
Vado a menare, è stato il bambino di prima. Avanti, Zoom, puoi dirlo a me. Ehi, zio Kaz, che c'è? Non avere genitori è una cosa brutta? Eh? E altri ragazzi a scuola mi stavano, come dire, insultando perché si facevano gioco di me perché non ho una mamma e un papà. E com'è uscito il discorso? Beh, c'è la giornata di accompagnati con i genitori, quindi tutti hanno cominciato a chiedermi cosa avrei fatto io. E ci vengo io! Dicevano che i miei genitori non possono venire perché sono morti. È orribile. Tutti sanno che vivo qui con te, zio Kaz. Non è che voglio che tu finga di essere mio padre o quello che ne so, ma cosa, Izumi? Puoi dirmelo? È davvero difficile. Cioè, alcuni degli altri genitori non possono venire perché sono troppo impegnati, ma nessuno li insulta quei bambini. Perché no? Perché non posso avere una famiglia normale come tutti gli altri? Ce l'hai una famiglia, Izumi. State parlando di Switch, ok. Ce l'hai una famiglia Izumi, eh? Io, Haruka e tutti gli altri. Non capisco. Ascolta, le famiglie si possono trovare in tutte le forme e le dimensioni. Avere una vera mamma e un papà non è ciò che importa. Ma ciò che importa è che sei circondato da persone che ti amano per ciò che sei. Ma non siamo parenti? Beh... Non è solo quello, non basta quello. Parenti o meno, tu per noi sei molto importante. Quello sto da solo ci rende una famiglia. E d'altro canto, non penso che i tuoi compagni di classe si stessero veramente prendendo gioco di te. Secondo me sì, però vabbè. Hanno passato l'intera vita senza mamma e papà accanto. Ah, con i mamma e papà accanto. Non sono in grado di capire come sia farne a meno. Sono sicuro che non si rendono conto di quando ci senta soli, da orfani. Allora, non pensano che sono strana? Almeno uno sì pensa che sei strana, ma non te lo dirò. Esatto, e comunque io penso che fossero genuinamente preoccupati riguardo a te, al fatto che tu ti senta sola. Anch'io ero un orfano, so quanto sia dura. E anche così penso sempre all'uomo che mi ha cresciuto come il mio vero padre. E gli altri ragazzi del mio orfanotrofio sono miei fratelli. Tutta la mia vita lì, l'idea di non avere una famiglia non mi ha mai passato per l'anticamera del cervello. Quindi capisci? È tutto ciò di cui puoi avere bisogno proprio qui al Morning Glory. Nessuno mi ha cercato Morning Glory che fiore è. La tua famiglia è vera quanto quella di qualsiasi altro ragazzino. Non devi essere gelosa di loro, invidiosa di loro. Non lo sono, è che dicono delle cose a volte. E quando lo fanno, digli così. Non sono sola. Ho 9 persone nella mia famiglia. 9? Io, Haruka e gli altri. Gli altri nomi. Campanula. Ok. Siamo 9. Siamo una famiglia, eh? Oh. Wakatta. Watashi, gambaru. Ah. 俺はお前のお父さんにはなれない。でもお前がこの朝顔に来た時から家族だと思っている。Grossi feels di uomo tigre qui, cioè. Izumi-chan, minna ga matteru yo. Asagao ni modoro. Beh, la più piccolina lei, lì in mezzo. Ah, non l'hanno mangiato. Bravi ragazzi. Omaera. Izumi ga ine no ni taberarenai kara na. Mo o
カペコペコだよ。いいから早く座れ。こっちおいで。え、ベラシュネット。泉ちゃん、早く早く。うん。おじさん、早く早く食べようよ。ああ、よし、それじゃあいただきます。おいしいね。Bella espressione di soddisfazione di Kiri. Prima ho fatto la missione che stavi facendo l'altro giorno su Nioh. Ah, quella con William. William faccio... Ma pure Benkei là è tanto forte, fortissimo quando lo affronti come boss. Poi te la porti dietro 10 minuti e muore ogni mezzo metro. Muore. Ma va fangulo, vai. Tachi no ki te kaite aru kedo watashi tachi dete ikanai to ikenai no. Ah, lo sfratto. Sakin shiranai otoko no hito tachi mo yoku kite iru mitai da shi. Minchia, che faccia poco racconta. Sagao no minna mo koagatteru nda yo. Ah no, ma questi due tizi che poi sono diventati amici nostri. Ok, ok. Come, la cosa finirà diversamente, okay. Come li picchiamo e poi diventiamo amici fraterni, ok. O lo stanno spiando per conto di qualcuno. No, come I can still fight, com'era la cosa che diceva sempre. Poi immagino che i livelli su dopo nei New Game Plus successivi sia peggio ancora, perché immagino che vadano giù proprio dopo un secondo. Io sono arrivato al... Ho fatto sia i primi due boss del DLC e sto facendo un paio di secondarie. Tanto per... Non dobbiamo andarcene, vero? Non se posso evitarlo. Non permetterò che ci cacciano via di casa. Devono essere della famiglia Ryudo. Ecco chi ci sta mandando quelle lettere. Un modo o l'altro dovranno smetterla. Non posso permettere che vi spaventino. Forse dovrei fare una visitina alla famiglia Ryudo. Non temere, Haruka. Non mi metterò a fare a pugni, anche se sono degli Yakuza. Sii prudente, zio Kaz. Lo sarò. Tornerò stasera. Ok. Salviamo. Non c'hai una statua di Kappa nell'armadio, li mortacci tua pure tu. Ci posso pensare quella cosa. Ha salvato già, minchia. È talmente veloce a salvare che mi viene il dubbio che non l'abbia fatto. Ryudo. Ehi, Miyara, cosa c'è che non va? Oh, Kiryu. Dei tizi, dei pezzi grossi da Yakuza della famiglia Ryudo sono venuti e mi hanno detto che mi cacceranno a calci dalla mia terra. O altrimenti mi piglieranno a calci. Sono venuti a minacciare anche te? Sì. Ah, famiglia Ryudo, eh? Non che mi importi, possono venire qui a agitare i loro documenti quanto vogliono, ma non mi cacceranno via di casa. Io e mia moglie chiamiamo questo pezzettino di terra casa nostra da decenni. Non esiste che io gli permetta di togliermelo. E immagino che tu abbia le stesse preoccupazioni con i tuoi ragazzi e tutto il resto. Sì. Andò a parlargli, vediamo se c'è qualche modo di risolvere questa situazione. Oh, sarebbe fantastico, Kiryu. Vorrei proprio che... Vorrei sapere perché abbiano fatto così tutto all'improvviso. I due ragazzi... Per cui lavorano per la famiglia, in genere sono così educati. Ehi, Kiryu, vai, esci? Sì, vado in centro. Sono tornato appena adesso. Ryukyu Boulevard è piena di turisti oggi. Stavo facendo delle spese, ma la gente continuava a fermarmi per chiedermi qualsiasi cosa. Come vorrei che Okinawa non fosse così popolare? So cosa vuole dire. Se cerchi ingredienti per la cena, prova al Kariyushi Arcade o al mercato pubblico. Grazie. Gentilissima, signor.
a Ryukyu. La famiglia Rudy è qui da qualche parte, o no? Con calma. Meglio cercare quei tizi di prima. Avevano un piccolo camioncino blu. Però voi sapete come funziona. Sempre salvare. Quanti salvataggi abbiamo fatto? 7. Cioè, i soliti 10 a rotazione. Capo, hai visto un furgoncino blu? Ho comprato tanti souvenir a Okinawa, sarà una faticaccia portarli in giro per la città. E non posso nemmeno andare in albergo. Aspetta, penso di aver visto degli armadietti a gettone. Forse posso metterci là la mia roba. Se riesco a trasportarcela, questo. Non voglio. Vabbè, perché andarono direttamente sugli upgrade? Chi gliel'aveva detto? Qua si salva di nuovo. Un Machi Diner. Qua c'è. Ah, ci sono pure i monti di pegne. Lo fatto che non puoi. Non ci sono zoom intermedi. O così. È un po' fastidioso. Hai visto quei tizi che mangiavano il gelato di fronte al combine, insomma? Sì, l'ho visto, sembravano una coppia di gangster di campagna. Ce l'abbiamo pure a Okinawa, ce l'hanno pure ad Okinawa, evidentemente. Il combine. Sarà lo Smile Burger, chissà. Beh, facciamoci un giro, chi se ne frega. Non c'è roba da raccogliere in giro, no? Perfetto. Mitsukoshi. Che si mangiano il gelato, eh. Yo, Chimpira. Sacchino! Nanda, Ossan. Omaera, Ryudo Ikkano Wakai no Janenoka. Ah? Dottora Tosta. Cianto Cintario. Lui c'è i capelli pralinati, provata. Un Ferrero Rocher gigante, cioè, passato. Varrava senna. Senaka ni anna monmon shotteru katagi ga doko ni iru ttenda. Tonikaku kodomo tachi ga kowagatteru nda. もう二度と顔見せるんじゃねえ俺らはな内地からシャシャリ出てきたやつが大嫌いなんだよベリスモルイとっとと沖縄から出ていけそれが立ち退きの理由かさあなどうしても知りてえなら直接親父に聞くんだなちょっと待てどこへ行く気だ誘導一家の事務所お前らの親父とやらに会いに行くあ兄貴今すぐ組に連絡をあわざわざ組に連絡入れるようなことするんじゃねえ俺らの仕事はあんたの監視だてどめなだがめどめな好き勝手に事務所に行ってもらうちょっともちろんプッピコがせっぷらめどめなそんなことされたら俺の顔が潰れちまうじゃあどうすればいいどうしても生きてってなら俺を倒してからにしなほうそんなことでいいのかなめた口聞いてんじゃねえぞおっさんてめえ頭に本当に勝てると思ってんのか頭そうだ
兄貴は天下の流動一家の若頭、捨て頃のハブこと島袋の。La vipera guerriera, attenzione. それでもやるっていうのか、さ。やめとけ。あ？お前、自分の顔を潰したくないんだろ？そんなこと言ってやめようとしてんじゃねえよ。腰抜けのおっさん。沖縄じゃどれだけ有名か知らねえが、そんな脅しが通るほど世の中甘くねえぜ。あれ、pure lui ha la sacra tecnica della camicia al volo。持ってろ。Fammi vedere il tatuaggio, che c'hai? Ah, è la vipera, ci sta. Ci sta. Tota. Nakanaka rippana hebi da na. Ah, facciamo a gara. Poke! Hebi già neo, hub! Hub da hub! Stegoro no hub, tetaro! Hub mo hebi mo onajdaro. Chigawa! Hub a Okinawa no tamashida! Ore wa Okinawa no kokoro shottendayo. Soto jimoto no koto suki nanda na. So yo.内地のあんたに本物の沖縄もんの強さを教えてやるぜ。Non ci togliamo la camicia per noi。絶対に手出すな。あ、はい。Michele secondo me non se lo fa dire due volte。行くぜ。No, non ci scamiciamo, no. Non ne vale la pena. Non è degno dello scamiciamento. Shimabukuro。è bravo. Ho tanti tavolini e stai a disposizione, Ciccio. Ah, annaggia. No, no, che fai? Oh, il cono! Amico cono! Quanto mi sei mancato! Che coiarna! Che coiarna! Che coiarna! Cosa ti posso tirare in testa? Un tavolo? No, 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 non ora! Fammi fare una cosa però! Io che fatica però sta cosa! La gente addosso alla signora, sì, sì. Beh, non è la prima volta, non sarà l'ultima. Aniki! Cosa? Dove attende questo? Doda? Naichi no koshi nuke no ossan no panchi wa itakatta ga. Yakusoku da. Omae no oyaji no tokoro ni 案内してもらおうか。
わかりました。È uomo di parola, è uomo di parola. Ok, seguiamolo all'ufficio dell'aiuto. Micchio, vai a avvisare il capo che stiamo arrivando. Volevo chiederti del tatuaggio. Dice che la vipra è il simbolo di Okinawa. Perché hai lasciato gli occhi vuoti? Oh, beh. Il mio tatuatore è svenuto. Ah, no, è morto prima di poter finire il lavoro. Quindi ho deciso di lasciarlo così. Puoi fartelo finire da un altro? Ci ho pensato. Ma non so se qualche artista a caso potrebbe fargli giustizia. Non sarebbe giusto, sai? E visto quanto è importante la vipera, meglio avere qualcuno che sia, come dire, sintonizzato con lo spirito di Okinawa. Non ho trovato ancora nessuno così da quando è morto l'altro tizio. Conoscere Okinawa non importa. Il miglior tatuatore sa come riflettere al meglio l'anima di una persona, non importa il tema. Un maestro artista dovrebbe essere in grado di fare giustizia alla tua vipera. Beh, allora spero di trovarne uno di questi giorni. Il mondo è grande, sono sicuro che incontrerai qualcuno prima o poi. Sì, hai ragione. Comunque, muoviamoci, il capo ci sta aspettando. Più veloce te però, non benissimo. Ricchia, dove te ne vai? You're busting a dang gut. Cioè, vuol dire stai correndo a perdi fiato. Che vuol dire? Uè, Gogol, buonasera. Ho finito The Tourist. Non l'ho giocato, non mi piace esteticamente. Non mi attira granché, onestamente. Qui passa velocemente da menarsi a grandi amici. È un classico, ma non solo di Yakuza, è un classico delle storie di uomini di virili che si sfidano a cazzotti o a colpi di katana o quello che è, e poi diventano fratelli di sangue. Lo sto portando dal capo. Quel tizio? Ah, è grosso. Ti fa sembrare un ragazzino con quelle tue braccine, Ricchia. Andiamo. Ah, non fare così, era uno scherzo. Ehi, amico, non sei di queste parti, No, ma è un anno che sono sull'isola. Oh, un convertito. Che te ne pare di Okinawa? Probabilmente non vorrai più tornare sul continente, eh? Dammi a sentire, siamo di fretta. D'accordo. Vattene. Oh, e chiedi al capo se vuole venire a bere qualcosa stasera, ok? Già. Certo. Ci vediamo. Chiedo scusa. È di qua. Piuttosto, dimmi, quanto dura The Tourist, Gogol? E magari prima o poi magari lo posso pure provare. Non in questo periodo, che da qui a fine mese escono almeno altri tre giochini. Che esce Genesis Noir sul pass, esce Narita Boy sul pass, esce Diddlit Legend of Lodoss War, i Records of Lodoss War, Diddlit, eccetera, eccetera, su Steam, che già ho comprato quando era in Early Access, quindi di roba da giocare ce n'abbiamo. E due giorni, però mi devi dire quante ore hai giocato. Se hai giocato 20 ore al gioco. Ah, 6 ore, ok. 6 ore è buono. Ricchino, vieni a salutare. Chiedo scusa, vado di fretta. Dice quello che passa tutto il tempo seduto sul culo, sulle proprie chiappe. Ah, che risate. Tu e Miki passate più tempo qui a ingrassarvi che a lavorare. Andiamo, non davanti agli ospiti. E che ospite, se avessi solo 20 anni di meno e un po' di poi, un po', come dire, una decina di centimetri in più, la signorina chiacchierona apprezza.
E questo che pensate voi donne anziane? Mi stai mettendo di imbarazzo. Comunque, dobbiamo andarcene. Un secondo, Riccuccio. Mi è arrivato appena dell'ottimo melone amaro. Quindi ti preparerò una bella quantità di Goya Champloo. Vabbè, non so di cosa stia parlando, per voi ragazzi. Lo posso portare in ufficio più tardi? La roba amara non la sopporto, lo sai. Comunque, non ho tempo per stare qui. Devo andarmene. Provo a usare questo atteggiamento, come dire, proattivo anche quando lavori, eh. Tu e Mickey non potete stare sempre a cazzeggiare. Chiedo scusa, è un po' impicciona. Di qua. Stavo per dirlo io, questo per far vedere che loro comunque sono ben visti nel quartiere, no? Ehi, Micchio, il capo è dentro? Sì. Si sta preparando ad accogliere il nostro ospite. Beh, questo è l'ufficio della famiglia Ryudo. Entriamo. こちら です。 どうぞ。 E ha già capito, ma non c'è bisogno. Ogni mezzo metro si fermano. Ima. Oyaji wo yonde kimasu. Stai creando un hype per questo boss, stai creando un hype che deve essere. Ma aspetto qualcosa di clamoroso. Questa è la ragazzina che ha disegnato il ritratto di Kazama, no? Oh, matasetana. Che bellomino. Ok. Bella panza, eh. あんたがキリュウさんか。うちの力也が買い上がってもらってよ。のファチョパチョーザペロチャ。あんたに話があってきた。ああ、立ち退きの件だろ。そうだ。どうして俺らが立ち退かなきゃならないのか、わけが知りたい。うん。サキ。おいサキ。 ちょっとこのおじちゃんと話があるんだ。部屋に戻っててもらえるかな。ma è muta? Chi è la ragazza? Mia figlia. Si chiama Saki. È una figlia? Non figlia di sangue, l'ho adottata circa 3 anni fa. No. A proposito di quei sfratti, ti ascolto. Mi dispiace farti una cosa del genere, ma non ho molta scelta nella faccenda. E perché mai? Beh, la famiglia... Ah, è da decenni che la famiglia è proprietaria della terra su cui ti trovi. Abbiamo costruito le case lì, da noi, e le stiamo diciamo, subaffittando da loro, ma ora è arrivato un potenziale acquirente e stiamo pensando di vendere. Qualcuno vuole il terreno? Se, sembra che sia il sito di qualche... Ah, ci vogliono costruire qualche nuovo un resort super, super figo. Mm, che c'è? Non lo sapevi? È la prima volta, sì. Beh, si dice che vogliono mettere un grosso resort sul terreno dove si trova il tuo piccolo quartiere. O quello, o usarlo per una nuova base militare americana. Se ne è parlato... Ecco perché stai cercando di sfrattarci. Sì, devo ammettere che ho sentimenti contrastanti su questa faccenda, visto che sono nato a Okinawa e tutto il resto, ma chi sono io per ostacolare il progresso? Quindi, che ne dici? Pensalo come un favore. Io e il resto della famiglia Ryudo te lo dobbiamo. Guarda, Rikia mi ha detto dell'orfanotrofio. Fidati. So, grazie a Saki, quanto sia difficile crescere dei ragazzini di quell'età. Ma voi del continente siete praticamente fatti di soldi, no? Non puoi prendere i ragazzi e portarteli altrove. E se ti servissero altri soldi, potremmo anche noi prestarti qualcosa.
Beh, non è un brutto affare, no? Lui non è una cattiva persona, diciamo la verità. Io ho capito. Luca, solo c'è. Cotovaru. Ah? Nanda tu? Anta no iibun wa toutte iru. Daga na, shosen sore wa gokudou no kattena tsugo tte yasu da. Nani? Ore mo mukashi wa gokudou datta. 他人の生活に土足で踏み込んでは何かと理由をつけて、いいように事を運ばせていた。だがな、そんな俺たちの事情で振り回された子供はどうなるんだ。俺はな、ここで施設をやっているうちは、あいつらをそういう目に遭わせたくない。話は終わりだ。帰らせてもらう。 Cioè, è un chilo, un chilo. Di piglio fierissimo di sto Yakuza 3, eh? Okinawa de umarete 60 nen. Ma va te lo mena vecchio, te lo mena ti fa una cara kita gaki ni sekkyo sareru do. Oi bore chai ne. Azza. Cacciato il katana così. Anta. Hontouni sore de ii to omotte iru no ka? Ah? Ima ore o koko de koroshite. Kodomo tachi o oi dashite. Anta. Sore de manzoku nano ka? Okinawa no koto o aishite iru nara, ore tachi o tachinokaseru koto yori mo motto hoka ni kangaeru koto ga aru njanai no ka? Prendi la lezione e porta a casa, vecchio. Ti ho imparato la vita, ti ho imparato la vita. Anta ga bōryoku de mukatte kuru nara kamawanai. Son toki wa kocchi mo tekagen nashi ni yarasete morasu. Il vecchio muore, siamo tutti d'accordo, no? Nel tentativo di fare la cosa giusta muore e la bimba finisce, finisce da noi probabilmente, no? O è lui, o hanno, ah, lui hanno sparato probabilmente all'inizio del gioco. Quello non ho capito. Se. Parlavano del boss, no? Ok. Mezzanotte. Prossimo salvataggio, stacco. Okinawa米軍基地拡大法案のキーマン、タミヤ隆三防衛大臣と同時に開発が進められているリゾート開発の責任者。 Sembra una storia di palazzinari sotto, però. きょう揃って現地沖縄へ視察に訪れました。日本防衛の鍵とも言われる弾道ミサイル防衛システム、通称新BMDシステムの導入を目指すタミヤ氏。一方、これまで沖縄米軍基地拡大法案に一貫して反対する立場を取りながら、沖縄の内需拡大のためリゾートの開発を推し進めてきた鈴木氏。 意見の異なる両大臣揃っての沖縄訪問に政財界からの注目が集まっています。リゾート、リゾート、レソルト、レソルト。タミヤ氏の現地の職に先駆け、基地の拡大に反対する市民が大勢詰めかけ、範囲を示すビラを配るなどする一方、鈴木氏はリゾート開発による内需拡大を支持する地域財界関係者に迎えられ、開発候補地の視察へと向かいました。 タミヤ氏の米軍基地拡大法案、鈴木氏のリゾート開発、共に現地でも意見が割れており、questo uno vuole farci la base militare, l'altro ci vuole fare il resort di lusso. Okay。確かにBMDの導入は今の日本にとっては重要なことです。しかしこれ以上沖縄に日本防衛のための犠牲を払わせるわけにはいきません。 それを少しでも軽減するためにも、内需拡大を見据えてリゾートを開発することで、なんとか地域の振興に貢献していきたいと、そう考えているわけです。国を守ることは私の責務だ。それ以上言うことはない。空港到着後、インタビューに応じた鈴木氏とは対照的に、タミヤ氏は足早に車に乗り込み、現地の視察へと向かいました。 突然の両大臣の沖縄訪問に、野党からは鈴木氏の沖縄リゾート開発にタミヤ氏が便乗する形で
強引に米軍基地拡大法案を進めようとしているのではないかと疑問の声が上がっています。地元の住民の反応はどうなんでしょうか。All'intervista della signora per strada. リゾートで沖縄が売るんだったらまあいいのかなって。お隣の国がミサイルを撃つっつったって沖縄じゃなくて東京とかを狙うわけでしょ。タミヤさんはさ結局沖縄のことなんか考えてないんだよ。次期総裁候補として呼び声の高い鈴木タミヤ両氏の沖縄での行動に今後も注目が集まります。続いてのニュースです。今のニュース、ここの立ち抜きの話なのかな。Hai parlato con i tizi del furgone, com'è andata? Volevano comprare l'orfanotrofio, ma li ho rifiutato. Ma dubito che sarà finita così, però. Oh, zio Kaz, dovremmo andarcene da Okinawa? Non preoccuparti, Haruka, non accadrà. Fidati di me, andrà tutto bene. Ok, ti credo. Capisco la fiducia, cara Haruka, ma giusto guardare... Ah, ma c'è un tavolo lì, non posso vedere, che sento sto du. Quasi dimenticavo, pensavo fosse un tatami, invece un pezzo di tavolo. Cosa c'è? Beh, non è niente probabilmente, ma Shiro è un po' giù di corda da quando è tornata da scuola. Shiroka. Mi chiedo perché, gli andresti a chiedere cosa c'è che non va? Sì. Ma non... Ah, gli hai chiesto cosa c'è che non va? Sì, ma non vuole parlare con me. Ok, ci proverò. Grazie per avermelo detto. Okay. Troviamo Shiro. Masamune e Shiro. Ma prima salviamo, ma lo troviamo la prossima volta. Adesso salviamo e ci andiamo a dormire, che mi sta salendo anche una papagna letale. 9 e con questo è 10. Salvataggi mi inquietano sempre per la velocità, però. Abbiamo solo 30.000 yen. Tutti i soldi che avevamo, i miliardi che abbiamo... I miliardi che avevamo fatto in Kiwami 2 li abbiamo investiti tutti nell'orfanotrofio. Ok. Armi rotte. A livello di fiducia di Haruka, c'è una statistica. Completamento totale 0,75%. Bene. Siamo lanciatissimi. Siamo lanciati. Praticamente l'abbiamo finito. Boh, bella gente. Io me ne andrei a dormire, che sono giorni che dormo malissimo. Spero di recuperare un po' stanotte. Ci becchiamo domani nel pomeriggio, non credo, mi sa, perché come al solito nel weekend mi è arrivato una roba di lavoro, quindi vedo magari di farmi vivo dopo cena pure con Zelda domenica, vediamo. Zelda magari riusciamo a farlo domenica, dipende domani come mi porto avanti. Ecco, se mi porto avanti abbastanza domani potremmo comunque conservare il pomeriggio a Zelda domenica, dai. Nel caso ci becchiamo di sera. Statemi bene, buonanotte, sempre un piacere e grazie sempre per la compagnia.